oggi facciamo una cosa che io amo, o meglio, il tiramisù a me piace relativamente. Intanto, ciao papà! Vieni. Allora, dicevo, il tiramisù a me non fa impazzire, ma io oggi faccio... Oggi facciamo una contaminazione. Facciamo il tiramisù con un cocktail che è il mojito. Io impazzisco per il mojito. Amo il mojito! E quindi facciamo il tiramisù al mojito. Il tiramisù è un dolce che io non faccio mai, perché lo fa sempre mia moglie, però è un dolce che amo molto. Questo qua col mojito, non lo so, è una novità, per cui proviamo. Ciao Paola! Allora, c'è un tot di roba, un tot di ingredienti. Paola, non guardare, che non so cosa succederà. No, allora, vabbè, tiramisù non dovrebbe venire male. Partiamo dalla prima cosa, lavagna. Nel tiramisù normale sarebbe pasta di caffè. In questo caso ovviamente noi lo facciamo col caffè, perché l'anno e il caffè non credo vadano tanto d'accordo. Okay. Non ci ho provato, ma non ho intenzione di provare. Quindi prepariamo, gli ingredienti li vedete già in descrizione, quindi ce li avete tutti. Intanto io ve li dico man mano, perché se ve li dicessi tutti in una volta faremo solo un gran casino. Non si dice casino, si dice confusione. Va bene. Vabbè, ma io l'elenco, scusa, qua c'è il mascarpone. Sì, ma perché c'è gli ingredienti per la bagna e gli ingredienti... Vabbè, diciamoli tutti. Allora, piano, ingredienti per la bagna. 150 grammi di acqua, che secondo me è tantissimo, però va bene. 150 grammi di acqua, 60 grammi di rum. Dovremmo avere il rum bianco, noi il rum bianco non ce l'abbiamo, quindi va bene. 60 grammi di zucchero, 100 grammi di succo di lime, okay, che sono più o meno un tè lime. Poi invece per il tiramisù servono 500 grammi di mascarpone, 200 grammi di savoiardi, 6 cucchiai di zucchero, la scorza grattugiata di 3 lime e 3 uova. Senza dubbio saprà di lime. Quindi partiamo. Partiamo con la prima cosa, andiamo a preparare immediatamente la bagna. Sì, non sarà tanta, perché comunque i savoiardi assorbono molto. Poi ci mettiamo il rum. Mettiamo tutti i vari ingredienti che vi ho detto per la bagna, quindi acqua, rum, il succo dei lime. E poi c'è un po' di spazio. Lo zucchero. Praticamente facciamo una specie di sciroppo. Okay. Che non deve diventare sciroppo. No, però dobbiamo assolutamente fare sciogliere lo zucchero. Esatto. Ma prendo un cucchiaio. Ok, vieni, vieni. Ah, giusto, è vero. Allora, facciamo sciogliere il tutto. Ok. Intanto che qua si scioglie... Io faccio un po' di rumore. Ok. Allora, togliamo l'orologio perché... Sì, non è il caso. Allora, nel contenitore ci mettiamo lo zucchero, giusto? Allora, no, in quello altro, Ah, in questo? Sì. Zucchero e il rosso dell'uovo. Il bianco lo andiamo a mettere di qua. Nel tiramisù normale non lo faremo, nella cosa okay, che c'è. Quindi questo... comincia a rompere le uova e dividere l'albume. Ok. Allora, come al solito, il tuorlo viene messo insieme allo zucchero, giusto? Bravissimo. Ok. In questo caso facciamo una cosa del genere, perché abbiamo bisogno che il tiramisù sia molto spumoso. Nel caso in cui voleste anche l'altro tiramisù molto spumoso, fate la stessa cosa. Okay. Ricordatevi di sbattere sempre molto il tuorlo delle uova. Esatto, perché se non lo batteste tanto, si sentirebbe ancora il sapore dell'uovo. Invece, esatto, montando il facendolo diventare molto soffice, non andiamo più a sentirlo. Questo uovo si rompe. Ci seguono anche dal Portogallo. Ciao! Ciao! Se forse era Brasile, ma va bene. Ok. Mettiamo qua, lavo le mani. Io ho tirato un attimo. Sabrina, ciao! Allora, adesso facciamo un attimino di rumore. Prendiamo il nostro frullatore, ci mettiamo un attimo, ma facciamo un attimo di rumore. Prima sbattete l'albume. Sempre come al solito, perché se no, se mettiamo il tuorlo, l'albume non monta più. Esatto, se le pane restano sporche di tuorlo, l'albume non monta, vai. Mi fermo. Facciamo un attimo di rumore, ma passa subito. Deve diventare davvero tanto tanto spumoso. E lo zucchero si deve solo sciogliere, non serve che bolla.
carina bollore. Perché vedete che gli albumi montano subito, è una cosa, un'operazione molto veloce. Ci stanno già quasi per finire di montare. Direi che vanno bene. Adesso passate a montare, vedete? La neve ben ferma. Montate il tuorlo con lo zucchero. Qui ci vuole un po' di più di lavoro, Dovete? Nel frattempo lo zucchero, vedete? Non c'è più niente, si è sciolto bene. A questo punto lo togliete dal forno, dal fuoco. Tenete conto che i tuorli devono diventare, non dico bianchi, ma gialli, proprio un giallo leggerissimo. Sì, molto molto chiari, Mi raccomando. Allora, nel frattempo prendete una ciotola e ci cominciamo a versare il liquido che abbiamo preparato. Adesso incominciano a diventare dei colori. Intanto si raffredda anche. Perfetto. Allora, non si sta tutto, poi lo verseremo in una seconda fase. Allora, attenti, i savoiardi non lasciateli mai a bagno troppo, perché sono molli e si distano subito. Proprio li appoggiate, girate e li scottate subito. Fate già quello che fate con gli altri? Sì, sì, sì. Ecco, l'operazione da fare è questa, controllate le misure. Questa. Lo mettete nel liquido, lo girate e lo scottate subito. Non lasciatelo a bagno, perché se assorbe troppo diventa molle. Ok. E non va bene. Quindi così vedete, velocissimi, lo mettete, lo girate e lo scottate, anche perché è caldo, quindi si assorbe subito. Perfetto, allora io adesso tolgo le fruste perché tanto non servono. E poi essendo anche una cosa alcolica non deve neanche sentirsi troppo esatto. Il gusto. Ok, allora, vedete, già toccando si sente già il biscotto molle. Perfetto, allora nel frattempo noi andiamo a fare un'altra operazione. Uh-huh. Quindi lasciamo andare che tantomeno si raffredda un attimo, se no mi cuoce l'uovo. Certo, il primo strato è fatto, si attenti che non sia troppo caldo perché sennò vi fa cuocere le uova. E poi intanto così si raffreddano. Andiamo a prendere gli albumi. Uh-huh. E all'interno degli albumi, mi raccomando, fate questo procedimento prima di andare a mischiare. Lavate i lime. Sì, certo, lavate i lime col bicarbonato. Questi qua sono biologici, quindi... Però una lavata non fa mai male. No, però dico, sono biologici, quindi sono anche molto buoni. E poi ci grattugiate la buccia. Allora, qui va a gusto. Io non ne metterò tantissimo. No, anch'io non amo molto esagerare con... Perché a me piace da morire, stavo per dire, a me piace da morire il lime. Quindi io ne metterei anche 3. Ma no, so che lui non ama tanto il lime. Tanto c'è già il rum, c'è già... il, come si chiama, il gusto del biscotto, per cui direi di non esagerare troppo. E dovendo comunque essere una cosa che va bene non solo per me, ma comunque per tante, per altre persone. Lo faccio io, no? Se no andiamo via stasera con tutti i cerotti alle dita. Con altre persone ne faccio uno e basta e avanza. Comunque li vi regolate voi, prendo un cucchiaio o mescoli con le fruste. Ma non possiamo togliere quel cucchiaio lì? Sì? Ok. Da un cucchiaio e mescoliamo gli albumi, attenti a non smontarli, quindi andate dal basso verso l'alto. Io adoro il profumo del lime, è una cosa che mi va. Sì, è buono, però se è troppo poi dà un po' anche fastidio, quindi non bisogna mai esagerare. Quindi qua sulla dose vi regolate a vostro piacimento. Esatto. Ok. Poi adesso io vi faccio ridere, io non bevo mai molto alcolico. No. Perché un po'. Se perché... no la portiamo via di peso. Un po' perché non reggo. Infatti. E un po' perché ho assaggiato il mojito analcolico prima di assaggiare il mojito alcolico. Insomma, l'effetto non è stato quello desiderato. No. Perché un po', ripeto, sono andata a quel paese e un po' non mi ha fatto impazzire perché il mojito alcolico è molto più amaro. Ok. Freddo già. Perfetto. Sì. Allora adesso andiamo a fare un'altra cosa. Mm-hmm. Questo lo mettiamo da parte. Andiamo a prendere. Ho tolto le fruste, ma tanto si arrivano lo stesso. Infatti, fa niente, le rimettiamo. Esatto. Allora andiamo a rimettere le nostre fruste. Controlla quella da una parte e dall'altra. Ok.
Okay. E andiamo a prendere il nostro mascarpone. Voilà. Lo mettiamo dalla parte del rosso e dello zucchero. Ok, quindi insieme alle uova sbattute con lo zucchero. E lo montiamo per farlo diventare bello morbido e bello... Partite con le fruste lentamente. Esatto. Io dico che è nuvoloso, perché dà proprio l'effetto del nuvolo. Dà proprio l'effetto di toccare le nuvole, è una cosa che a me fa impazzire. Pian piano si assorbe, attenzione a non farlo poi stracciare, perché il difetto è che se partiste troppo veloci si straccia e a quel punto se si separa il grasso dal resto è finita. Se avete più tempo e voglia lo fate a mano, meglio ancora. Vedete, deve ricordare una pomata. Esatto. L'effetto è proprio quello. Direi che basta così. Così. Oh, aiuto. Vedete, non deve essere una bella crema, però non esagerata. A questo punto andiamo a prendere buono. I nostri albumi e li mettiamo all'interno. Io intanto verso ancora un po' di sciroppo, così si raffredda. Voilà, ho versato tutto. Mescoliamo sempre dal basso verso l'alto per non rischiare. Mm-hmm. Ok. Buono però. Sì, ma non mangiarlo tu adesso, sennò poi non ci rimane niente. No, infatti. La foto, poi tanto ve lo ridico alla fine, la faremo domani perché ci sarà una decorazione, ma se la facessimo stasera con la panna montata, entro domani distrutta. Esatto, quindi la vedrete dopo. Va bene, è quasi pronto. Direi di mescolarlo ancora leggermente, lo vedete da soli finché avrete come dire in superficie un po' dell'albume che non ha preso bene con il resto dell'impasto, lo continuate a lavorare. Esatto. Però è un'operazione veloce di qualche minuto. State solo attenti a non farlo di colpo con le fruste, perché sennò smontate gli albumi. No, le fruste non usatele più quando mettete l'albume, Vedete, dà proprio l'effetto, almeno a me ricorda l'effetto, se potessi toccare le nuvole. Ok. A questo punto prendete un po' dell'impasto. E lo andiamo a mettere sopra. I savoiardi. I savoiardi. Poi c'è un cucchiaio, sì. Con un cucchiaio lo livellate. Io cerco sempre di stare un po' bassa finché non so almeno quanto metterne. Ne vuoi ancora un po'? E vediamo un po', perché non vorrei metterne tanto tra uno strato e l'altro, come strato tra un savoiardo e l'altro, però un pochino ce ne vuole. Che spettacolo, Paola dice, ragazzi, poi tra l'altro a chi piace la frutta o la verdura o comunque come me piace il mojito, una roba del genere me la sto gustando adesso per domani pomeriggio. Diciamo che il mojito adesso è anche una cosa un po' di moda, no? E quindi è un po' il cocktail del momento. Ok. Ma in realtà non so se il cocktail, forse è stato di qualche estate fa il cocktail del momento. Sì? Sì, direi di sì, ormai. Vabbè, già passato. C'è qualcos'altro, okay. Non me ne intendo, quindi perfetto. Potrei dire una castroneria. Mettiamone ancora un pochettino, perché qua si vedono in trasparenza i savoiardi sotto e non si devono vedere. Poi anche qui dipende, io sono quella che tra un savoiardo e l'altro non ama trovare tantissima crema, c'è gente invece che fa degli strati mega galattici, secondo me diventa molto nauseante. Ok, beh, dipende poi. Però sapete. Poi passiamo a fare un secondo strato, come prima, quindi operazione da fare sempre molto velocemente. Giriamo. Lo appoggiate, lo girate. E lo appoggiamo invece. E lo mettete dentro sulla faccia, perché sennò vi diventa molle in mano e si disfa e quindi non va bene. No, esatto. I savoiardi sono buonissimi, però sono molto delicati. Esatto. Ok. Voilà. Secondo strato, ripartiamo con la crema. Allora, tenete conto sopra di non fare uno strato poi esagerato, l'ultimo pezzo di crema, perché andando poi a metterci la panna, se metteste tanto strato, per il mio gusto, sarebbe un po' troppo esagerato. Io qua credo che un altro strato ci stia poi di savoiardi e di crema. Sì, perché prendo ancora un po', cominciate a
coprire bene gli angoli in modo tale da far assorbire bene la crema a tutti i savoiardi. Esatto. Beh, la decorazione con la panna è facoltativa, eh? Sì, potete. Quindi... non... ma il vero tiramisù è con savoiardi o pavesini? Non l'ho mai capito, no, con savoiardi. Con i savoiardi. Qualcuno ma lo fa con i pavesini, ma è una deroga, eh? Diciamo che se i Veneti, i Trentini, perché a questo punto anche qui si stanno contendendo la paternità del tiramisù, sentissero il tiramisù fatto con i pavesini, probabilmente ci manderebbero fuori a calcio nel sedere. Quindi... beh, si può. Si può fare... anche con altri biscotti, anche con le lingue di gatto, allora a questo punto, no? Certo, ma si può però, fare anche con gli Oreo. Però diciamo, non è più il tiramisù originale. Allora, ultimo strato. E dicevamo comunque, quando qualcuno lo fa anche con il pan di Spagna, sì, quando vi avanza il pan di Spagna, volendo potete farlo anche col pan di Spagna. Con una cucina che vuole riutilizzare quello che è avanzato, sì, potete farlo anche con... addirittura col pan di Spagna, basta, se lo fate, potete lasciarlo, far diventare duro il pan di Spagna, quindi un paio di giorni, così neanche, forse una notte e diventa già duro. Basta lasciarlo senza la pellicola di plastica che lo chiuda dentro. Perché se lo faceste col pan di Spagna morbido, si invede troppo e poi non è più buono. No. Mentre se voi lo faceste con il pan di Spagna duro, a quel punto... non dico che è il vero tiramisù, però quantomeno si può fare e rimane comunque buono. Sì, il trucchetto sta nell'avere un biscotto secco, quindi savoiardo, pan di Spagna secco, e al quale si fa assorbire il liquore o il caffè o quello insomma che preferite. Esatto. Tra l'altro dall'altra parte della casa c'è stato un apocalisse, perché sto mettendo a posto la stanza, sto finendo di... ah, che disastro! Di mettere a posto la stanza. Lascialo lì, prendo io. E niente, è successo un apocalisse. Se sapete quando entrate nelle stanze dei ragazzi, no? Ecco, che sembra che è passato un tornado, è la stessa cosa. No, ma oggi è molto peggio del solito. Oggi ho preso l'armadio, ho sbattuto tutto per terra e ho ricominciato da capo, quindi non vi dico cosa non c'è. Allora, il fatto di livellare bene, oltre a dare consistenza uniforme al dolce, ha anche lo scopo estetico. Certo. Che buono. Fatto in questa maniera non serve nemmeno aggiungere la panna, no? Perché esteticamente è già carino da vedere. Io non ci aggiungerei nemmeno buono. Così. Livelliamo anche qua. A questo punto lo potete mettere tranquillamente in frigo. Non mi ricordo se ci mettiamo anche una pellicola trasparente sopra. No, non è necessario. Non è necessario, ok. La mettiamo sì. Perché rischiamo di fare sempre quella strato asciutto. Quella crosticina. Ecco qua, il nostro tiramisù al mojito è pronto. Lo mettete in frigo e lo lasciate per almeno 3-4 ore. Anche una notte. Poi se c'è una notte, meno ancora. Allora, ragazzi, buon appetito. Aspetta che dice crema e panna finale, no crema al cioccolato. Allora, potreste farlo. Tenete conto che essendo al mojito, io non so, non l'ho mai provato, però mojito e cioccolato non mi ispira neanche come... diciamo che è un po' l'effetto after eight, esatto. Quindi può piacere, può non piacere, però provate. Ma magari metteteci soltanto delle striscioline di cioccolato. Noi domani facciamo la decorazione, adesso decidiamo se con la panna, perché così è buonissimo. Con però il lime e la menta, che è l'unica pianta che finora sta esistendo. Non tocchiamo quel tasto, andiamo avanti, passiamo oltre. Quindi non vedrete la foto stasera, la vedrete domani. Ok. E basta. Quindi niente, a questo punto ci vediamo domani sera se riusciamo, tanto ve lo faccio sapere. O se no prossimo weekend. Ciao! Ciao!